Ballando con le stelle 2020. Il cast pazzesco. Mirri Carlucci punta alto. Mirri Carlucci è pronta a presentare la nuovissima stagione del programma Ballando con le stelle. La conduttrice ha in serbo, per il fedele pubblico televisivo Rai, una miriade di sorprese inaspettate e senza dubbio coinvolgenti. I personaggi famosi che parteciperanno al talent show ballerino sono strepitosi. Ma andiamo a scoprire chi sono e le novità che circolano in rete in queste ore. A tal proposito, il settimanale Spy riporta queste esatte parole. Milly vuole davvero Gabriel Garco. Di lui dicono che è bello, ma che non balla. Questo è il piccolo particolare che fa gola a Milly Carlucci, che ha fatto di tutto per avere Gabriel Garco nel suo show. Ancora con scarsi risultati, però. L'attore è ora in libreria con la sua prima autobiografia. La signora di Rai 1 lo vuole nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Ritenta, Milly, magari sarai più fortunata. Invece il portale Ad Kronos intervista Iva Zanicchi, la quale svela questi dettagli. Ho davvero una grandissima stima per Milly Carlucci. Lei è una persona che stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. È una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. Non nascondo di essere stata contattata per partecipare a Ballando con le stelle. Lo avrei fatto e come, certo. Solo che so come sono fatta. Io mi butto troppo nelle cose e poi c'ho un'età. Questo anche se tutti possono vedere che sono ancora forte. Ed è il settimanale Spy che spoilera la presenza di una guest star. Ecco cosa si può leggere tra le righe dell'articolo. Nancy Brilli balla, ma solo per una notte. Nonostante l'impegno con il nuovo programma The Masked Singer, Milly Carlucci ha iniziato a corteggiare i nuovi VIP per la 15ª edizione di Ballando con le stelle. La prima protagonista contattata dalla conduttrice aquilana via SMS è proprio l'attrice Nancy Brilli. Le parole del messaggio. Ciao carissima, come stai? Posso rispolverare il mio sogno di averti a Ballando? Ne parliamo? Un abbraccio affettuoso, Milly Carlucci. L'attrice però, in maniera elegante, ha declinato l'invito. Il motivo? Impegni di teatro. Nancy immediatamente però non ha perso tempo e si è proposta come ballerina per una notte. Proseguiamo con la nostra carrellata di VIP e questa volta è il settimanale Oggi che racconta una novità. Gira voce che nei giorni scorsi la pallavolista Francesca Piccinini, 40 anni, abbia incontrato in gran segreto Milly Carlucci. Si sussurra che la conduttrice la voglia a tutti i costi come concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle. La bella Francesca cederà al serrato corteggiamento di Milly? Ebbene, credete sia tutto? E no, perché il Toto Nomi che riguarda il cast di Ballando con le stelle riserva ancora qualche colpo di scena. Tra i corridoi Rai si mormora che la bionda conduttrice stia corteggiando il bellissimo attore Jean Yaman, star indiscussa della soap opera turca Bittersweet, Ingredienti d'amore. Si mormora inoltre che il bellissimo ragazzo possa partecipare allo show come ballerino solo per una notte. Addirittura negli ultimi minuti si è venuta a sapere che la conduttrice Rai voglia fortemente nel suo cast anche la moglie del tenore Andrea Bocelli. Sulle pagine di gossip del settimanale Oggi ecco cosa si legge. Si sussurra che l'instancabile Milly Carlucci stia da alcune settimane corteggiando professionalmente Veronica Berti, 36 anni, moglie di Andrea Bocelli. Sogna di convincerla a partecipare in qualità di concorrente, si legge sul settimanale che aggiunge. Lei, pur lusingata, nicchia. Più probabile che lei e il noto consorte partecipino allo show di Rai 1 come ballerini per una notte. Ancora incerti invece i nomi di Paola Barale e Barbara Boucher. E proprio riguardo quest'ultime due artiste, il settimanale sopracitato ha riportato quanto segue. Paola Barale, 52, e Barbara Boucher, 76, saranno con ogni probabilità due delle protagoniste del prossimo Ballando con le stelle. Per entrambe le trattative sarebbero a uno stato avanzato, a un passo dalla firma. La conduttrice Milly Carlucci le desidera con forza. Se non entrambe, almeno una parteciperà. Inoltre si mormora che a Ballando con le stelle
potrebbe esserci anche la bravissima conduttrice e giornalista Francesca Fialdini. Credete che il talent show Danzereccio, in questa 15ª edizione, abbia un cast stellare? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.